Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Storie di persone, il racconto dell'HDV, la rubrica dedicata all'approfondimento sull'epatite delta attraverso la voce diretta dei medici e dei pazienti. Oggi nostra ospite è la dottoressa Chiara Taibi, dirigente medico dell'unità operativa complessa di malattie infettive ed epatologia dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Con lei parleremo dell'importanza del referral, ovvero la capacità di indirizzare i pazienti dalle strutture di periferia verso i centri di terzo livello per una diagnosi, per il completamento della diagnosi e per il percorso terapeutico. Ma prima di entrare nei dettagli di questo aspetto, la prima cosa che voglio chiederle è questa: a cosa è dovuta la scarsa conoscenza che ancora oggi c'è in Italia dell'infezione da HDV e della malattia che ne può derivare, l'epatite delta? Vediamo che l'epatite delta è sicuramente un virus molto meno diffuso di tanti altri nella popolazione generale, infatti nella popolazione generale ha meno dell'1% della presenza del virus, raggiunge un 5% nella popolazione HBsAg positiva. Inoltre in Italia sicuramente siamo meno abituati a vedere delle diagnosi di epatite delta, in quanto con la vaccinazione, la diffusione della vaccinazione dell'epatite B, essendo un virus satellite, l'epatite delta, sull'epatite B, abbiamo avuto un netto decremento dei casi sia di epatite B, ma soprattutto anche di epatite delta. Invece, con le nuove immigrazioni dall'est Europa, in cui è un virus, l'epatite B, così come l'epatite delta, ancora iperendemico, stiamo vedendo negli ultimi anni un incremento dei casi di diagnosi di epatite B e delta. Per queste popolazioni. È importante quindi sempre pensarci, soprattutto in questa tipologia di pazienti che hanno un alto rischio di avere la coinfezione. È chiaro che quando una malattia ha numeri contenuti, come lei diceva, non è pensabile che le cure vengano garantite con lo stesso livello di adeguatezza su tutto il territorio in maniera capillare. Da qui l'importanza del referral, ovvero del dirottare, ma più che altro direi del prendere per mano i pazienti e guidarli verso i centri di riferimento per la diagnosi e il trattamento di queste malattie. Questa è un'esigenza che ci è stata sottolineata a più riprese dai clinici, dai suoi colleghi lungo questo percorso. Quello che le chiedo è quanto questo modello sia realmente in atto nel nostro paese. Allora, sicuramente c'è una parte della popolazione che è già in carico presso i nostri centri, quindi ovviamente questi pazienti sono stati indirizzati verso i nostri ambulatori protetti, in cui ovviamente hanno la possibilità di fare tutto il percorso di diagnosi, di counseling, di trattamento e di cura, diciamo, anche ad ampio spettro. Sicuramente dai centri periferici ci sono delle barriere più importanti, dal fatto di non avere una diagnosi, quindi l'importanza di eseguire lo screening per l'HDV e di ripeterlo nella popolazione ad alto rischio, come può essere quella dei pazienti tossicodipendenti o pazienti con altre coinfezioni, è importante ripetere anche il test degli anticorpi proprio per fare una diagnosi. Una volta avvenuta la diagnosi, dai centri periferici sicuramente possono essere anche problemi gestionali, ma il paziente andrebbe indirizzato direttamente al nostro centro piuttosto che agli altri centri di riferimento, proprio guidati per mano, anche perché se parliamo soprattutto di popolazione immigrata, è una popolazione che presenta già delle barriere linguistiche, quindi diciamo che per loro l'organizzazione di poter cercare un centro di riferimento senza una guida può essere un problema. Quindi il medico di base o il medico epatologo, diciamo, di periferia, di una zona più periferica, dovrebbe inviare e contattare direttamente il centro per poter inviare questa tipologia di pazienti. Se potessimo, se dovessimo dare due, tre indicazioni per rendere questo modello concreto e realmente attuato su tutto il territorio nazionale, che cosa potremmo dire, viste le peculiarità cliniche e sociali di cui abbiamo parlato?
che sicuramente la figura del medico di base deve essere una figura di guida iniziale verso la diagnosi innanzitutto di epatite B, quindi l'HBsAg positività già deve porre il sospetto e comunque la necessità di andare ad eseguire un controllo ulteriore e una volta riscontrata l'infezione, diciamo la coinfezione HDV-HBV, è importante avere un contatto e dare un contatto diretto al paziente stesso, quindi i medici di famiglia a volte si contattano direttamente anche tramite il centralino per avere qualche riferimento per poter indirizzare il paziente. In più, sicuramente non sono tanti centri che fanno l'esame del quantitativo del virus, quindi l'HDV-RNA, quindi già per quello il paziente, anche dagli epatologi, diciamo, di periferia, devono inviare il paziente verso il nostro ambulatorio in cui possono fare con l'impegnativa di qualsiasi medico, sia generale che patologo, possono inviare verso il nostro ambulatorio. Da lì, il paziente conosce l'ospedale, a quel punto, può avere un accesso anche diretto, nel senso che comunque noi siamo costantemente qui, abbiamo un ambulatorio protetto e un day hospital in cui siamo tutte le mattine e quindi ovviamente il paziente con epatite delta può essere preso in carico molto più velocemente. Il referral, in parte lei lo ha già detto, non è fondamentale soltanto nella fase diagnostica, ma anche lungo il percorso terapeutico per monitorare il paziente nel corso del follow-up, ma anche per garantirgli quell'adeguato counseling psicologico, no? Di cui spesso i pazienti hanno bisogno in generale e nello specifico quando si parla di malattie infettive. Ecco, da questo punto di vista, che tipo di assistenza viene garantita in una struttura come la vostra? Allora, innanzitutto c'è un counseling da parte di noi, diciamo, infettivologi e patologi che ci occupiamo di epatite delta anche prima di eseguire il test, quindi il counseling al paziente per prospettargli già quello che può essere la presenza di una seconda infezione. Una volta avuta la diagnosi vera e propria, ovviamente viene prospettato al paziente quello che è la possibilità di monitoraggio, di cura e di prospettive. Quindi ovviamente dovremo distinguere a seconda del paziente con una lieve fibrosi che non ha problemi particolari in questo momento dal paziente che magari presenta già una cirrosi, in quanto noi abbiamo la possibilità ovviamente di prospettargli anche un percorso e di poterli seguire anche in un percorso fino al trapianto. Quindi diciamo che il primo counseling è sicuramente il nostro, dal pretest fino alla possibilità di evoluzione di tutta quella che può essere la patologia. Qualora vediamo che comunque il paziente può presentare delle difficoltà ad accettare la malattia piuttosto che al timore di trasmissione, cerchiamo di tranquillizzarlo, di dargli tutto ciò che, tutte le informazioni necessarie. Ma se dal punto di vista psicologico capiamo che c'è necessità di un supporto, abbiamo la possibilità di richiedere alle nostre psicologhe un consulto per aiutare il paziente stesso nella diagnosi. Se non erro, le ultime statistiche, gli ultimi dati epidemiologici ci dicono che quasi una nuova diagnosi su tre di infezione da HDV in Italia riguarda persone straniere, naturalmente con vissuti diversi tra loro, quindi chi è in Italia da tanto tempo, ma anche chi ci è arrivato da pochi mesi e ha una serie di barriere davanti a sé, come quelle di cui lei parlava. Alla luce di questa evoluzione, che probabilmente è destinata a proseguire nel tempo, come ritiene che debbano cambiare le strategie per intercettare le persone a rischio? Di fatto, come dovrebbe cambiare la ricerca di quelli che saranno i pazienti di domani? Sicuramente deve partire dal medico di famiglia, il medico di famiglia stesso nel paziente che proviene da aree pirendemiche deve andare ad eseguire innanzitutto la ricerca dell'HBsAg in coloro che risultano positivi anche dell'epatite delta, in modo da avere già un primo sospetto soltanto dal medico di famiglia che è vicino casa e che sicuramente è un punto di riferimento anche per il paziente immigrato. Esistono anche altri centri specifici per la popolazione immigrata che magari non hanno un medico di base e anche lì stesso deve essere eseguita questa ricerca e la diagnosi della ricerca dell'epatite delta.
E inoltre sicuramente è fondamentale la presenza di mediatori linguistici. Qualora il paziente ancora non parli bene l'italiano, abbia problemi nella comprensione, ovviamente è necessario avere un mediatore linguistico. Per esempio, oggi le posso fare l'esempio: è venuta nell'ambulatorio una persona con cui sono riuscita sempre più o meno a comunicare, ma volevo essere certa che capisse tutto l'iter terapeutico, visto che oggi iniziavamo appunto la terapia per l'epatite delta, ed le ho chiesto di venire accompagnata da una sua persona di fiducia che ci potesse aiutare a chiarirle qualsiasi dubbio le potesse venire in mente per le difficoltà appunto linguistiche che aveva. Sicuramente il mediatore linguistico, piuttosto che una persona di fiducia vicino alla persona, al paziente, ci può essere di ulteriore aiuto per questa popolazione particolarmente complessa dal punto di vista della barriera linguistica. Io ringrazio la dottoressa Chiara Taibi, ricordo la sua qualifica dirigente medico dell'unità operativa complessa di malattie infettive ed epatologia dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per queste informazioni, per come ci ha chiarito l'importanza del referral, soprattutto nella diagnosi e nel trattamento dell'infezione da HDV. Grazie a voi. E naturalmente gli approfondimenti vanno avanti, per cui vi invito a continuare a seguire la rubrica Storie di persone, il racconto dell'HDV per continuare a far luce su questa malattia che purtroppo rimane troppo spesso ancora negletta.